Bentornati sul mio canale, come sempre di vi parlo, ci siamo qui tornati sul mio canale in un video che rompe le righe del mio canale. Del mio canale. Perché noi quando è che andiamo a mangiare cose, assaggiare cose? Però questa idea mi stuzzica particolarmente perché il signor... Spera e basta. Amore, poi ci devi mangiare un buon cucchiaio. Sei sempre la mia ragazza. Ma che c'entra? Non mi schifo di te. È una prova d'amore anche questa. Sì, amore, però te la posso dire una cosa. Dobbiamo essere veloci a fare questo video. Ok. Il video è finito. Zoe, ti sta autostruzzando. Zoe, devi alzare il collo. Ma non ti credo. Bene. Diciamo, il signor Sperebasta ha deciso di buttarsi nel commercio totalmente con dei cereali. Sono questi due pacchi che sono in commercio soltanto all'MT, sarà il nuovo supermercato Trapstar. Una è la variante marshmallow e l'altro... Crivio, finita di non sentirla. Non si può... sì, vabbè. Uno nella variante marshmallow e l'altro invece al burro d'arachidi, che sono molto 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 curioso di provare. Allora, partiamo dal costo. Eccessivo, fin troppo eccessivo. Diciamo che l'ho comprato soltanto per il video. Saranno buoni, non saranno buoni, non so. Non penso proprio che li comprerei come cereali abituali. Perché 6 euro per un... 300 grammi, che il pacchetto sarà qui, certo. Un po' eccessivo, però vediamo se il tutto poi complessivamente, anche perché c'è un brand da pagare effettivamente. Sfere basta in prima pagina. Allora, sensazioni prima di cosa ti aspetti? Cioè, perché devono costare 6 euro oltre alla faccia di Sfere Basta? Dovranno essere perché buoni? Perché c'è solo la faccia di Sfere Basta. Tu dici? Io direi di andare a leggere. Palline di mais al gusto di marshmallow e con veri pezzi di marshmallow all'interno. Ehi, in ogni scatola trovi delle foto uniche di Sfere Basta. Collezionale tutte. Hai capito? Quindi all'interno c'è la sorpresina. Puoi trovare le foto. Che cazzo me ne fa? Però figa come idea, molto molto figa. Vediamo se ci sono gli insetti, dato che ormai il discorso del mese, non credo. No, niente insetti. Allora, è 133, è 162, 120 devi portare. Un colorante, un colorante, 162. 120? Ma bisogna vedere questo colorante come si... Il colorante è 120. Un colorante preso dalla cocciniglia. Non le mangio più. No, non li mangio, quindi... Spera e basta, utilizza gli insetti per fare... No, non li mangio io, eh? Ma no, da schifo. Da, ma no, vaffanculo, ma è un colorante. No, no, che schifo, no. E qui? E qui non c'è un cazzo. Allora io mangio quelle. Cazzi tuoi, che l'hai detto? Questo ora l'avevo già mangiato. Ma che cazzo vuoi? Ma veramente, ma... Gli insetti sono il cibo del futuro, dovete capirlo. Che figata, grande Spera. Allora... Oh, ulala! Oh, lo sapevo che c'era questa! Sì. Abbiamo trovato lui. Gang gang. Ma posso dirti una cosa? Ma ci sono 800.000 palline rosse e poi c'è un puntino blu qua, uno qua. Dove cazzo sono i marshmallow? Oppla. Cosa ce ne facciamo della foto di Spera? Che cazzo ne so. Comunque, la busta è trasparente. 6 euro. Che cazzo 6 vuole? Euro. Ma sono duri questi marshmallow. Ma che marshmallow conosci? No, no, amore, non piangere. Mettiamo il lattuccio. Mi sta venendo da pisciare. Amore, io questi non li voglio. Allora? Madonna, che sbocco. No, 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 no. Io volevo provare prima gli altri. Questi non li voglio provare. Ok. Li provo io. Ma non voglio provare tipo il... È duro, è duro. Non è un vero marshmallow. Mi schizzato un po'. Va bene, allora proviamo questi cereali ai marshmallow con gli insetti. Stanno perdendo già colorante, stanno diventando bianchi. Allora, hai presente quando tu apri le palline di cioccolato, i cereali, li lasci un mese lì dentro e poi te li provi a rimangiare? Ma sembrano aperti da 2 mesi. 1. 2. Allora, a me il gusto marshmallow fragola non mi piace per niente, proprio. Però non sono pesantissimi. Occhio a quel coso blu che ti... Proviamo il coso blu, vediamo il coso blu. Ok, questo è schifo.
Ok, qua fa schifo. Mandalo giù. Forse c'era dentro un rinsettino. Cazzo c'entra, dai. Ok, ma mamma ce ne sono pochi perché sono fatti di zucchero. C'è scritto e con veri pezzi di marshmallow all'interno. Cazzo sono questi marshmallow? Vedi marshmallow tu? No. Sto incazzando, 6 euro. Come cazzo ce li finiamo? Questi io non li toccherò. Dopo 6 euro spesi tu te li mangi tutti. No, io non li voglio. Ma chi te l'ha detto te di comprarli? Te l'ho detto io. La prossima volta, prima di comprare qualcosa, leggi. Ora quando pure si va a fare la spesa, si deve leggere. Ma vai a fanculo, che abbiamo mangiato insetti da non so quanto tempo e solo adesso ci stai pensando. Ma vaffanculo. Comunque, un voto. Senza saperlo. Sì, va bene, ok. Zero per me. Zitta, zero. Donna. Comunque, da 1 a 10, un bel voto. Dai, tu che voto dai? Zero. Io do un 5. Non è sufficiente per me, non mi piace, quindi do un 5. Soprattutto non ci sono marshmallow. La confezione dice delle cazzate. Ma aspetta, forse perché col latte caldo diventano grossi? Penso. Io penso di sì. Perfetto. Oh, ma sei cretino, eh? Non cambia un cazzo. Un cazzo di altro si sta sciogliendo, che schifo. 5, confermo. Passiamo a quello che secondo me è buono. Figo. Perché? Molto molto gialli. Figo. E se è burro d'arachidi, giallo e marrone. Non sono per niente invitanti. Odora. Ma che sbocco, sono salati. Un libro non si giudica dalla copertina. Vuoi provare tu? È blu. Ma qual è la farina di mais integrale? Dammi, hai rotto il c***o tu e gli alimenti. Non li hai mai guardati. Basta. Mettiamoci il bavaglino. Da dove l'hai tirato sta cosa? Sono un mago. È il video più brutto che io abbia mai fatto. Grazie. Dai, ma perché mi fa schifo mangiare queste cose? E se poi le mangi sono buone? A me il burro d'arachidi non mi piace. Tu magari cambi idea. 3, 2, 1. Non li comprate, non spendete questi soldi. Spera, non ascoltare, stupida. Non mi piacciono. Oh, no. Dai, no, no, amica, no, non fai esagerare. Oh, no, oh, boh. No, non ce la faccio io. Non ce la faccio proprio. Ma non so. Ma è vero, sono buoni. Questi sono buoni. Non questi mi piacciono. Hanno un senso. Non mi piacciono perché sembrano veramente cereali scaduti da un sacco di tempo. Proprio che schifo. Danno quel tocco salatino nel dolce del latte comunque. Che a me piace, onestamente. Allora ti rimangi tu. Io al mio cane glielo mettevo anche. Glielo mettevo a Kira comunque. Grazie. No. Grazie, grazie. Ma a me viene proprio il vomito. 8. 8, ma ora! Ma proprio, ma che schifo. Per te? 3. Ma che 3? O neanche 1. Sì, 1. Uno. Allora, prezzo esagerato. Tombola. Prezzo esagerato. Sanno di cereali scaduti. Lascia stare il prezzo. 3. Non comprate quelli rosa perché sono fatti con gli insetti. Ciao mia mamma. Ciao mamma. Saluta. Ciao. Che ne pensi mamma di aver speso 12 euro per questi cereali? Mi hanno fregato. Brava. Meno male che glielo dici anche tu. Non mi hanno fregato niente. Che schifo. Vuoi provare? È quello che mi aveva detto. E provali. E provali. Che ci fai? Io ho guardato così per casualità, no? Li vuoi provare? C'era e 120 queste cose così. Quando ho cercato di insetto. Cavolo che li assaggio. Colorante. Che schifo, colorante. Ci sono pure le immagini. E questo se li ha mangiati. Se li ha mangiati. Ma che c'è un colorante? Ma se c'è sempre stato il gatto dentro la confezione dei cereali. La confezione da 6 euro. Devi non ti permettere più. 6 euro. Cristiano. Ma sei normale? Va bene ragazzi, spero che il video vi possa perlomeno servire a non comprarli. Esatto. O meglio, cioè, per gusti personali. No, 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 non li comprate. Questi li prenderei per gusti personali, ma per così spizio. Cioè, se tu dovessi andare al supermercato per dire mi mancano i cereali, devo comprare cereali. Non ho detto questo. Noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video. E qui, come sempre, da Drake, Dalila, Ciccio e i gatti è tutto. Anzi, il gatto che ha rotto il cazzo. Bella ragazzi.